A timbrare con l'impronta digitale sono giovani lavoratori assunti da questa azienda metalmeccanica abruzzese creata 5 anni fa da Antonio. Mio padre lavorava nel settore elettrico, quindi alla fine ho detto faccio i cavi elettrici. I cavi sono di ogni tipo, cavi per macchine elettriche, media tensione, alta tensione. Questo fa paura, sembra un mostro. Questi sono cavi armati. Va bene, va bene. In totale nel reparto progettazione sono 4 persone. L'età va dai 25 ai 35 anni. Lui è Marco, lui è il primo che ho assunto. È difficile che un titolare dia la possibilità a un ragazzo giovane di diventare progettista e dargli campo libero. Quanti anni avevi? Io 5 anni fa, 25. Primo colloquio preso? Sì, immediatamente. Lei è stata assunta 5 anni fa, all'inizio. Sono passati 5 anni da quel giorno, e com'è cambiata la tua vita? La mia famiglia si è allargata, ho avuto 2 bimbe e quindi siamo riusciti anche a conciliare il lavoro con la famiglia. Siamo gli unici che facciamo il prodotto finito, cioè ogni singola macchina di una linea di produzione per cavi elettrici. Questa è la parte dove si crea il prodotto. È bellissima la macchina. L'ho disegnato io. L'hai disegnata tu? Sì, design, sì. Il design della macchina, quanti anni hai? 26. Che studi hai fatto? Perito meccanico, sono entrato in HP 2 anni fa e ho iniziato a progettare, in più a seguire adesso il collaudo e anche l'avviamento dei macchinari all'estero. Esportiamo in tutto il mondo, paesi scandinavi, Svezia, Danimarca, Nord Africa, Sud America, Arabia, Egitto, Emirati Arabi, Singapore, tutto il mondo. Che fai qui? Incisione al laser. Anni? 22. Lui è l'ultimo arrivato. Cercavo persone che volevano crescere, fare anche dal piccolo crescere, in grande. Fa parte di un progetto? Sì, fa parte di un progetto, giovane soprattutto. Sei emozionato il primo giorno? Anche il giorno in cui ho fatto il colloquio. Non ci credevo, impossibile. Per la zona difficilissima. Io dico sempre che possiamo avere la Ferrari, ma ci vuole il pilota. Quindi la macchina senza pilota non vale nulla. Quindi io devo ringraziare alle persone che ho trovato, forse al mio intuito, ma anche alle loro caratteristiche. Applichiamo la settimana corta, quindi i ragazzi lavorano 36 ore a settimana e ne vengono attribuite 40. L'azienda è in rapida espansione e Antonio è alla ricerca di altri giovani specializzati. Come visto all'interno sono già 300 metri quadri e ampliamo di altri 70 metri quadri perché la produzione aumenta, le richieste aumentano, il made in Italy, il reale sembra che vada. Tira. E tira.